La storia ha inizio più di 2000 anni fa, in una piccola città in Palestina chiamata Nazareth. Lì viveva una fanciulla, il suo nome era Maria. Un giorno ricevette una visita inaspettata. Dio le mandò l'arcangelo Gabriele. Egli entrando la salutò. Maria rimase turbata poiché non comprendeva il senso di tale saluto. L'angelo allora le disse di non temere perché aveva trovato grazia presso Dio. Ella avrebbe concepito un figlio e lo avrebbe chiamato Gesù. Il più grande miracolo stava per compiersi. Promesso sposo di Maria era Giuseppe, un falegname buono e giusto. Ma molte incertezze affiorano nella sua mente quando lo Spirito Santo rese incinta Maria. Un angelo del Signore però gli apparve e gli raccomandò di non temere di prendere con sé Maria, perché quel che era generato in lei veniva dallo Spirito Santo. In quell'anno Cesare Augusto aveva ordinato che si facesse il censimento di tutta la popolazione dell'impero. Udite, udite, per decreto dell'imperatore Cesare Augusto ci sarà un censimento in tutto l'impero. Tutti dovranno farsi registrare. Ogni uomo ritorni nella città di origine dei propri antenati e si faccia registrare insieme a tutta la famiglia. Thank you.
Thank you.